Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi il mio secondo round di acquisti per quanto riguarda la collezione Neo Noir di Kiko. Mi sono infatti ricordata di avere un 15% di sconto che mi avevano inviato in occasione del mio compleanno a giugno. Avevo si hanno 2 mesi di tempo per spendere il codice sconto, che per quanto ne so io è spendibile solo online, e ovviamente quando mi sono ricordata, quando ho avuto questo lampo di genio, non ho potuto fare a meno di acquistare gli altri pezzi della collezione che mi avevano incuriosita, ma non avendomi convinta da subito al 100%, non avevo ritenuto valesse la pena acquistarli a prezzo pieno. Il primo prodotto che ho deciso di prendere è il siero viso, o almeno quello che Kiko definisce il siero viso. La scatolina è fatta in questo modo, identica ovviamente alle altre della collezione, e contiene 40 ml di prodotto e si chiama Divine Tone Moisturizing Face Serum. Allora, Kiko lo definisce un siero, io dopo averlo provato lo definirei un primer. Allora, innanzitutto è fatto in questo modo, quindi in questa boccettina di vetro, ma anche in questo caso che richiama il packaging del fondotinta, con il tappo nero, che, come mi hanno detto alcune di voi sotto l'altro video, tappo nero che ricorda i rubinetti dei termosifoni. Mi avete fatto ammazzare dal ridere davvero, perché non avevo fatto caso a questa somiglianza, veramente mi ha fatto davvero sorridere. E niente, io il packaging tutto sommato lo amo, quindi ecco, non avevo fatto questa associazione. E questo siero esiste in 2 colorazioni, questa è la colorazione più chiara, quindi credo sia la 01, no, in realtà si chiama solo light to medium e poi esiste una medium to dark. Ovviamente, essendo molto chiara di carnagione, io ho deciso di prendere questa. Sulla carta questo dovrebbe essere un siero che protegge la pelle dallo smog, dagli agenti esterni, e va leggermente a uniformare l'incarnato. Allora, io l'ho provato, l'ho messo su per 2 giorni e devo dire che, per quanto mi riguarda, sul colore della pelle non fa assolutamente nulla, non va a uniformare il colorito, non mi dà nessun tipo di effetto. E vi ho detto poco fa che secondo me è un primer, uno perché al secondo posto degli ingredienti ha il dimeticone, quindi è praticamente silicone allo stato puro, ed effettivamente quando andate a stenderlo avete proprio quella sensazione di silicone, quella sensazione di viso levigato, quella sensazione di viso setificato, dato appunto dal silicone, dai siliconi presenti all'interno. Ora, voi sapete che io non sono una fissata dell'Inci, ma se alcune di voi ci tengono particolarmente, io mi sento di appunto di segnalarvi questa cosa, perché è praticamente silicone liquido. L'erogatore è fatto in questo modo, a pompetta, si preme, esce una discreta quantità di prodotto, quindi non dovete premere troppo a fondo. È fatto in questo modo, ha questo colore leggermente rosatino, che nella versione più scura è anche più leggermente più scuro ovviamente. E è abbastanza fluido e leggero, il profumo è piacevole, si stende bene e ha anche un leggero effetto illuminante. Non contiene glitter, ma è come se contenesse delle particelle un pochino luminose che vanno un po' ad illuminare la pelle. Comunque, la sensazione quando lo si applica è molto piacevole, quindi sul viso risulta piacevole. Ho paura che possa far nascere sul mio viso schifezze varie. Ora, appunto, io l'ho provato per 2 giorni e vi farò sapere magari più avanti se dà questo tipo di problema o meno. Vi ricordo sempre che io ho la pelle secca, lo trovo sì idratante ma non particolarmente idratante, quindi è appunto un prodotto leggero che può essere sicuramente adatto anche a chi ha la pelle mista o grassa. Non lo sento particolarmente oleoso, quindi credo sia adatto anche per chi ha la pelle mista o grassa. E niente, insomma, vedremo come si comporta nel tempo, se darà luogo a brufoletti e quant'altro.
Poi, che cosa ho deciso di prendere? Altro prodotto che vi avevo detto mi aveva un pochino deluso erano le palettine occhi, però voi sapete io ho una vera passione per gli ombretti, non riesco mai a dirgli di no, quindi alla fine una delle due palettine è venuta a casa con me. La scatolina è fatta in questo modo. Al di sopra ritroviamo il nome della colorazione che non so se riuscirà mai a mettere a fuoco. Comunque è la colorazione 01 Mahogany Silhouette. Io ho deciso di prendere la versione shimmer perché effettivamente queste due palettine sono uscite con le stesse identiche colorazioni, una in versione appunto con gli ombretti luminosi, l'altra in versione con gli ombretti totalmente matte. Quindi io ho deciso di prendere quella con gli ombretti shimmer. Il packaging è fatto in questo modo. L'unica cosa di questa palette che stramo è il packaging esterno, è bellissimo. All'interno contiene ovviamente il suo specchietto, il famoso caspitiello che ora vado a rimuovere perché altrimenti cadrà, e la palettina è fatta in questo modo. Contiene, come potete vedere, quattro tonalità abbastanza neutre, andiamo da un color panna fino a un marroncino medio, un marrone un po' più scuro che qui sembra tendere al borgogna, che mi aveva fatto ben sperare. In realtà io ho fatto il make up che mi vedete su in questo momento con questa palettina, in realtà quando l'ho applicata sull'occhio non ha tutto questo riflesso borgogna, e il nero opaco che in realtà è l'unico colore opaco della palettina, e che devo dire mi ha anche stupito per performance perché lo trovo abbastanza scrivente, e nonostante questo è anche ben sfumabile. Vado a farvi gli swatch. Eccomi qua con gli swatch, quindi queste sono le colorazioni contenute all'interno della palette. Abbiamo questo bianco panna che a dirvela tutta non è scriventissimo, questo marrone medio che tende leggermente anche al rame, questo marrone che come vi dicevo sembra quasi dalla cialdina un borgogna, in realtà di borgogna non ha nulla, è sicuramente un marrone caldo, direi anche una bella tonalità, anche in questo caso io ci vedo una punta di rame all'interno, e poi abbiamo il nero. Ora qui dallo swatch forse sembra non del tutto omogeneo, in realtà vi assicuro che applicato sull'occhio rende bene, quindi tutto sommato è un nero che anche se non è tra i più neri che io abbia mai visto, è comunque un nero di tutto rispetto. Quindi queste sono le colorazioni contenute all'interno della palettina. Poi ho deciso di acquistare un altro dei matitoni ombretto, e ho deciso di prendere la colorazione numero 4 che è il verde, che era un altro dei colori che mi aveva colpito molto. Le altre colorazioni ho deciso almeno per il momento di lasciarle lì, poi magari con i saldi vedremo, perché mi interessava il numero 2 che è il marroncino e anche il color antracite, però swatchandoli in negozio ho visto che contengono dei micro glitter che poi tanto micro non sono. In realtà contengono dei glitter piuttosto evidenti, e insomma questa cosa non mi ha fatto proprio tanto impazzire, ho avuto paura che potesse fare fallout, e comunque insomma la presenza di questi glitter, che a mio parere sono un pochino troppo grossolani, non mi ha fatto impazzire, quindi ho deciso di non acquistarlo, almeno per ora, ripeto, poi non si sa mai. Il packaging esterno dei matitoni ombretto è fatto in questo modo. E quindi, come vi dicevo, io ho deciso di acquistare la colorazione 04, che è fatta in questo modo, così, e ovviamente vi faccio uno swatch. È un colore bellissimo, a metà tra un verde e un blu, quindi lo definirei proprio un color petrolio. Vedete, molto molto riflessato, molto bello, molto metallizzato, risulta metallizzato pur non contenendo particolari appunto micro glitter troppo invadenti, e lo trovo un colore davvero fantastico, soprattutto per le ragazze con gli occhi scuri. Io ho deciso di acquistarlo comunque pur non avendo magari i colori adatti, perché l'ho pensato magari come pop di colore in un make up, magari anche sui toni del nero, sui toni del marrone scuro, quindi l'ho pensato in questo modo, e sicuramente lo metterò all'opera. Ve lo mostro ancora perché cerco di mostrarvelo anche un po' da vicino, sperando che la fotocamera mi aiuti. Ecco qua, speriamo che metta fuoco, perché vi assicuro che è un colore davvero davvero bellissimo, è davvero spettacolare.
Poi ultimi, anzi non è vero, ultimi tre pezzi, stavo per dire ultimi due pezzi, invece in realtà sono tre, perché io ancora concepisco la matita e il rossetto come un'unica combinazione, in realtà no, sono due prodotti acquistabili separatamente. Ho appunto deciso di acquistare un altro rossetto con la sua matita abbinata, che è la combinazione che mi vedete in questo momento sulle labbra ed è la colorazione 06. Vi mostro per prima la matita, che vedete poverella un po' ridotta male, come vedete è già abbastanza corta perché questa mi è arrivata con la punta totalmente distrutta, quindi ho dovuto già temperarla un paio di volte e quindi già si è ridotta in questa maniera. Comunque vado a farvi lo swatch sia della matita ovviamente che del rossetto, rossetto che è fatto in questo modo, con la chiusura calamitata che io amo, starei tutto il giorno a giocare con la chiusura calamitata del rossetto. Vi faccio lo swatch anche del rossetto, ve lo metto vicino e adesso ve lo mostro, e ve lo mostro anche nello stick ovviamente. Nello stick è così e ora vi mostro lo swatch. Allora, qui troviamo la matita, questa, e il rossetto. È appunto la colorazione 06 e si tratta di un rosa con una punta di mattone all'interno, come potete vedere. È un colore che, devo dire, mi ha colpito sin dalla prima volta, insieme alla colorazione 04 che prima o poi penso prenderò. Magari spero che ci sia qualche altra promozione in giro a breve. Per ora non l'ho acquistato perché è una colorazione davvero davvero scura e molto molto autunnale invernale, per cui ho deciso di aspettare. Però penso che prima o poi verrà a casa con me. Questo invece è un colore sicuramente, direi, portabile da tutti i giorni, sfruttabilissimo. La matita mi piace di più come tono rispetto al rossetto. Come vedete la matita è molto scrivente, molto ben pigmentata. Il rossetto ha questo finish lucidino e un pochino più sheer. L'ho trovato rispetto al numero 03 che avevo acquistato l'altra volta, che avevo mostrato appunto nel video precedente, un pochino più sheer, un pochino meno coprente rispetto all'altro, ma tutto sommato l'effetto sulle labbra mi piace. Ripeto, è un colore che io utilizzo spesso, che quindi sfrutterò sicuramente e che ho acquistato con piacere. Io ci vedo in questo rossettino anche una punta sì di mattone, di arancio all'interno, di corallo, non ve lo saprei descrivere. Comunque rende abbastanza bene dalla fotocamera. Ok, vi faccio un paragone della matita anche con il rossetto, questo qua della linea Velvet Passion, sempre ovviamente di Kiko, perché la mia cara amica Concetta mi aveva chiesto se potesse essere adatto, insomma la matita potesse essere adatta a questo rossetto. Io, Concetta cara, ti dico che secondo me stanno bene insieme. Questo è il Velvet Passion nella colorazione 316 e questa è la matita. La matita è leggermente più scura, ma secondo me si adatta perfettamente al tono del rossetto, sono molto molto simili. Anzi, vi dirò che visti così forse mi piace di più l'abbinamento Velvet Passion 316 con la matita 06 rispetto al rossetto 06 della collezione. Quindi spero che questa comparazione ti possa essere stata utile. E niente, l'ultimo prodotto che ho deciso di acquistare è un altro smalto, perché con il rosso, che era la colorazione 02 che avevo acquistato, mi ero trovata davvero davvero bene, e ho deciso di acquistare quindi la colorazione 03 invece, che è questo grigio antracite con delle particelle riflettenti sempre sul blu, sul grigio più chiaro, sul colore argento, molto molto bello. Non ho avuto il tempo di stenderlo sulle manine, neanche di fare uno swatch veloce sulla ruotina, perdonatemi, ma ve lo mostrerò sicuramente in azione in uno dei prossimi video, perché devo dire che la durata di questi smalti mi ha sorpresa. Su di me gli smalti non durano niente, il colore rosso l'ho tenuto su per 4 giorni e era solo leggermente sbeccato, insomma ha retto molto bene, quindi soddisfatta di questi smaltini. E niente, con questo è tutto, vi ho mostrato la mia seconda tornata di danni da Kiko per quanto riguarda la collezione Neo Noir. Io spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile
Io come al solito vi ringrazio sempre tutti. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciarmi un pollicino in su, se ancora non siete iscritti vi invito ad iscrivervi al canale, a seguirmi anche sui miei social che trovate qua sotto, trovate i link qua sotto nell'info box. Io vi mando un mega bacione e sempre se vi va, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!